Allora, quando appunto Ivano ci ha chiesto con Anita e in genere così anche alle persone con cui noi condividiamo all'interno di una nostra associazione figure professionali diverse, condividiamo una riflessione sulla nascita, oltre che a spenderci in contesti educativi e sanitari concreti, quando Ivano ci ha chiesto questo, c'è stato uno zampillare in noi di domande, dubbi, quesiti simili a quelli che diceva prima Laura e che ho sentito particolarmente nella mia persona perché mi sono resa conto di essere un po' anomala, nel senso che sono una pedagogista ma mi occupo fondamentalmente di nascita in contesti sanitari. Per cui mi sento abbastanza a mio agio, paradossalmente, a parlare di queste cose in ambiente sanitario. Sento un certo disagio quando devo parlarne qui, che in qualche modo dovrebbe essere un luogo a me più familiare. E su questo abbiamo fatto una serie di riflessioni anche legate al fatto di cosa raccontare in questo contesto e soprattutto cosa mostrare. Allora, qui vedete l'ingresso di una sala parto in cui c'è questa scritta: vietato entrare. Allora, questo vietato entrare non è indifferente, c'è scritto davvero fuori da praticamente credo tutte le sale parto d'Italia, ma non è solo un problema che in sala parto non può entrare chiunque, ma è per noi anche un po' la rappresentazione di un divieto d'accesso da un punto di vista culturale. Se non si è professionisti della salute, ciò che accade sulla nascita, ciò che accade concretamente, non semplicemente su un piano simbolico, nonostante tutto quello che è stato detto ovviamente questa mattina, ma ciò che accade concretamente è un oggetto che in qualche modo non è interessante che sia conosciuto fuori dall'ambiente sanitario. E quello che a me ha sempre colpito è come nelle riflessioni educative e nelle cosiddette scienze umane, come spesso in ambito sanitario vengono descritte le discipline che non sono mediche, il sapere sulla nascita sia un sapere poco incorporato, intendendo con questa parola poco aderente a quello che nella realtà italiana, che è quella che vorremmo un po' sinteticamente raccontarvi, è il modo con cui normalmente si viene al mondo. Sottolineo questo nella realtà italiana perché lo vedrete, lo accenneremo, però è curioso come la realtà italiana abbia una modalità di stare nella nascita che è molto diversa anche da quella di altri paesi europei. Ha delle caratteristiche che noi possiamo vedere soprattutto come dentro questa etichetta che è medicalizzazione. In Italia, questo è risaputo, è quasi uno slogan, si dice la nascita è molto medicalizzata e quando diciamo questa cosa intendiamo si fanno un sacco di gesti sanitari più o meno utili. In realtà, medicalizzazione è qualcosa che viene prima, cioè prima ancora di essere quel qualche cosa che succede nel momento in cui una donna, dà alla luce il suo bambino. La medicalizzazione è un processo che viene prima, è un processo culturale, è il motivo per cui quando pensiamo alla nascita, quando una coppia di genitori pensa alla nascita del proprio figlio, immediatamente entra concretamente in una cornice sanitaria, si rivolge a figure sanitarie, al medico in particolare, e la nascita è considerato normale che avvenga all'interno di un ospedale. Cioè un luogo che è marcatamente connotato, un luogo in cui è vietato entrare se non si è lì proprio per mettere al mondo il proprio bambino. Allora già questa idea di una medicalizzazione come cornice culturale che definisce un'esperienza fondante della nostra esistenza, come peraltro anche per la morte, ci dice molto di quella che è la posizione con cui rischiamo di incontrare questa esperienza. Senza poterne cogliere tutta una serie di significati anche legati ai corpi in relazione, proprio perché il contesto e le pratiche, e quindi vediamo anche come una medicalizzazione si traduce in una serie di pratiche assistenziali, di pratiche attraverso cui si segue una gravidanza, un travaglio, un parto, l'accoglienza di un bambino, che
sono pratiche che possono avere un senso in alcune situazioni in cui c'è patologia, si dice, ma che nel nostro contesto italiano sono pratiche estese sostanzialmente alla maggior parte delle situazioni. Allora, varchiamo, abbiamo deciso di farvi un po' varcare questa soglia delle sale parto italiane attraverso anche alcuni numeri, alcune cifre, un linguaggio insolito in questo contesto, ma per poter condividere con voi questa domanda: che significato ha per tutti questo silenzio delle scienze altre, delle scienze umane, che, così come l'etichettano i medici, sul quello che accade all'interno di una sala parto? E chiediamoci anche cosa accade sull'instaurarsi delle relazioni familiari. Prima qualcuno ha detto che abbiamo una memoria corporea e le nostre esperienze corporee restano scritte dentro di noi. Immaginiamo quanto la marcatura corporea dell'esperienza della nascita attraversi tutta una vita, a volte anche inconsapevolmente. Quindi cosa significa nascere in un modo o in un altro, come si possano instaurare diversamente delle relazioni familiari e in fondo quali rappresentazioni di corpo e di nascita vengono veicolate da questi scenari. Allora, è risaputo che in Italia, scusate, a proposito di corpo, in Italia si dice dappertutto, il paese del mondo ormai che ha il tasso più elevato di tagli cesarei, ed è già interessante porsi questa riflessione: come mai all'interno delle varie regioni italiane abbiamo regioni in cui un bimbo su 5 nasce con parto cesareo, altre regioni in cui invece sono 6 bimbi su 10 che nascono con parto cesareo? Questi sono sempre numeri apparentemente brutti, ma che forse ci possono far nascere delle domande. L'ultima indagine statistica che ha confrontato i dati italiani con i dati europei risale al 2006, e si vede come l'Italia, che nel 2006 era solamente al 38%, che ora ha sfiorato il 40%, comunque sia un paese, il paese che rispetto al resto d'Europa spicca per percentuale di tagli cesarei, ma anche se lo confrontiamo con una cultura che non è certo una cultura nature, come può essere la cultura degli Stati Uniti, l'Italia ha un numero di nascite tramite parto cesareo molto più elevate, tenendo presente come valore di riferimento sensato quello che viene definito dall'OMS, che è l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, che dice che non c'è una ragione per cui più di un 10-15% di nascite debba accadere attraverso un taglio cesareo. Quali sono le conseguenze, non solo fisiche ma anche culturali più profonde, di questa modalità di nascita? Innanzitutto un'espropriazione di una competenza generativa dei corpi femminili, non solo della singola donna, che può anche avere una necessità medica di fare un taglio cesareo, ma un'espropriazione di una competenza di corpi di donne che, indipendentemente dal fatto che la singola partorisca o meno, portano con sé un sapere, un qualcosa che ha da dire non solo rispetto a una materialità, una fisicità di quel momento, ma anche la competenza dei bambini e delle bambine nel nascere. C'è una competenza precisa nel nascere che in un'estrazione di questo genere viene immediatamente messa fuori campo. Un dato che può sembrare un dato di assistenza: chi assiste le donne in gravidanza in Italia, cosa ci interessa rispetto al corpo? Invece che è un dato per noi significativo, è che l'Italia è un paese europeo dove una donna in gravidanza viene normalmente seguita da un medico, cioè da una persona formata a seguire la patologia, e solo in pochissimi casi, oltretutto molto difficile reperire all'interno del sistema sanitario nazionale, dalla figura dell'ostetrica, che è una figura invece formata alla fisiologia. Cosa vuol dire? Formata ad accompagnare una persona a attraversare una trasformazione corporea nella quale possono anche subentrare patologie, non viviamo in un ideale ingenuo di una natura sempre buona, ma che normalmente, nella stragrande maggioranza dei casi, tutto si svolge in una trasformazione armonica, e allora un accompagnamento che è in questa cornice permettere di esprimere delle competenze che in altre condizioni non si possono esprimere. Altri dati italiani
pensiamo al tempo. Il tempo è una categoria cruciale in educazione. Pensiamo al tempo all'interno della nascita. La nascita, che è un evento fondante della nostra esistenza, è connotata da un'accelerazione, come tanti altri eventi nella nostra vita, ma un'accelerazione, a me viene la parola drammatica, cioè metà circa dei bambini in Italia nasce prima che sia compiuto il loro tempo. E le donne stesse parlano del momento in cui dovrebbe nascere il loro bambino in termini di scadenza. Oggi ho la scadenza, come se si percepissero come un contenitore che contiene qualche cosa che può andare a male. E di fatto, solamente facendo dei conti in base ai dati disponibili, un 15% delle donne riesce a partorire senza interventi di accelerazione. Questo per un contesto che accelera. Questo può sembrare un altro dettaglio, se nella nascita si esprimono delle competenze corporee che possono esprimersi quando una persona è in grado di essere in contatto con se stessa, credo non sia indifferente dire come in Italia soltanto un quarto delle donne può scegliere come partorire. Non è un problema di scelta da catalogo, fa più moderno partorire accovacciata piuttosto che su un letto, ma è una questione di percezione e che permette di poter vivere in un modo o in un altro un evento senza essere violato. Due tratti caratteristici un po' brutali, ma fa parte dell'aprire quella porta su cui c'è scritto vietato entrare, sono le manovre che vengono fatte in gran percentuale molto elevata, dal 30 al 70% alla seconda delle regioni d'Italia, proprio per accelerare il parto di una donna che non può assecondare con una posizione adeguata del suo corpo ciò che sente, questi appoggini, spintini, aiutini, manovre precise che servono per far uscire il bambino velocemente quando la donna è messa in una condizione di non poter assecondare ciò che accade. Molti interventi sul corpo della donna sono anche interventi di violazione, sempre in una logica di accelerazione. In molte regioni d'Italia, cioè con una grossa variabile di percentuale nelle diverse regioni d'Italia, non si lascia che il corpo della donna si trasformi in modo da poter permettere al bambino di uscire con la gradualità necessaria a quel bambino. Immaginiamo il corpo di donna, il canale vaginale, come qualcosa che accarezza il volto di un bimbo prima di venire alla luce. Questo molto spesso non è permesso, c'è un taglio molto ben rappresentato da questi acquarelli di un gruppo di donne spagnole che ha riflettuto sull'integrità del corpo nella nascita e che in Italia avviene con una percentuale molto elevata. Più della metà delle donne italiane subisce questo intervento, che è una vera e propria violazione quando non è necessario, rispetto ad altri paesi europei, prendiamo la Svezia, la Danimarca, altre culture, altra idea di corporeità, in cui è un intervento che viene praticato solo quando c'è una necessità. Con chi vivere l'esperienza della nascita? In Italia sembra per noi scontato che la donna possa essere accompagnata dal proprio partner, da chi lei desidera. La realtà è che questo accade solo nella metà degli ospedali italiani, ancora una volta con grosse differenze tra nord e sud. E spesso un'altra caratteristica che ci sembra interessante portare, nella nascita è dato per scontato che in ospedale può stare una sola persona. Tutto il discorso su questo noi familiare che potrebbe condividere questo momento è automaticamente espulso dal contesto ospedaliero. Lo scenario di nascita che abbiamo descritto è uno scenario che produce rappresentazioni che continuano ad autoriprodurre una cultura per cui quello che abbiamo detto è normale, ci si pongono poche domande, insomma è normale nascere così, tanto che banalmente il Corriere della Sera di qualche sabato fa riportava un articolo con questo titolo: statistiche e rischi, fate riflettere la vostra compagna su queste statistiche, se il papà assiste aumenta il rischio di separazione, con un'estrapolazione di dati che ci dice quanto a volte si giochi su delle tabelle ad effetto legate sulla scarsa competenza che magari le persone hanno rispetto all'inferenza dei dati.
ma di fatto credo che sia interessante lo scenario che questo autore racconta della sala parto. Sala parto come luogo di estrazione di neonati, padri intubati, imbarazzanti camici verdi, una cerimonia splatter, un rito tribale che alcuni di noi fortunatamente si risparmiano grazie al cesareo. Questo scenario della sala parto produce questa rappresentazione, quindi dalla sala parto esce questo, entra sulla grande stampa diffusione nazionale, ma già 10 anni i bambini, siamo in una scuola elementare dell'Interland milanese, quando si è chiesto di disegnare la nascita, non il parto, praticamente 95 bambini su 100 hanno prodotto disegni di questo genere, perfettamente in coerenza con quello che è riportato dal Corriere, quello che accade dietro a quella porta. E il bimbo che nasce, il neonato molto spesso, ancora oggi, viene proprio tirato fuori, non si lascia il tempo al bambino di nascere, ma vengono fatte delle manovre per cui non appena è nata la testa del bambino, con tutto quello che abbiamo visto, viene proprio tirato fuori. Non gli si lascia il tempo di compiere quel movimento per cui si è preparato per tutto il tempo della gestazione per venire al mondo. E non appena nasce, poi lo vedremo, viene in nome di un'igiene non ben identificata, ma che forse ci dice molto del nostro rapporto con la fisicità, viene lavato, pulito, misurato, pesato, vestito, e solo dopo queste procedure riconsegnato quando va bene, perché in alcuni ospedali i genitori vedono il bimbo 24 ore dopo la nascita, ridato, riconsegnato, come spesso viene detto nelle parole degli operatori che lavorano in sala parto, ai genitori, senza più tracce di questo ambiente in cui è vissuto per mesi. Quello che ci colpisce è come queste procedure che vengono fatte in nome di una scienza, di una tecnica, in realtà di una tecnica che serve a migliorare ciò che accade nei corpi, in realtà il sapere scientifico su questi aspetti ci dice sempre di più quanto questi primi momenti siano importanti, quanto perché lavare un bambino subito dopo la nascita, che sembra una banalità, di fatto depotenzia con una sola passata nell'acqua tutta una serie di possibilità di attivazione di competenze. E tanto che addirittura, siamo nel paradosso nei paradossi, le linee guida internazionali sulla rianimazione dei neonati, quindi sui bambini che sono gravemente compromessi, sentono il bisogno di ribadire che per favorire l'adattamento di un neonato alla vita fuori dalla pancia della mamma, il luogo ideale è il contatto pelle a pelle con la sua mamma. E qua ci piaceva riportare un'immagine che ci ha regalato una ostetrica appena tornata da una lunga esperienza in questi luoghi, dove ha voluto riprendere una nascita gemellare, che per noi in Italia è già raro che possa avvenire spontaneamente, dove proprio viene favorita questa possibilità di adattamento del bambino mettendolo pelle a pelle in una situazione di normalità. Allora, la domanda è sì, ok, medicalizzeremo la nascita, ma forse tutto questo è più sicuro. In realtà esistono molti studi che dimostrano quanto tutta questa medicalizzazione produca degli effetti avversi che si ritorcono contro la salute stessa, e tra cui un aspetto che molto spesso noi dimentichiamo, il dolore, che è una caratteristica della nascita, che spesso porta un di più di medicalizzazione, perché c'è un aumento di richiesta di taglio cesareo, di analgesia, è legato a questo contesto in cui la nascita con queste caratteristiche è considerata una nascita normale. Con una serie di luoghi comuni della nostra cultura, per cui rispetto alla nascita di fatto è scienza, è scientifico tutto ciò che accade in un ospedale. La medicalizzazione è sinonimo di progresso e di emancipazione, e la domanda è: di emancipazione da un corpo o da un corpo che è stato assoggettato all'interno di quel contesto e di queste pratiche? E allora, riprendendo la domanda che ha fatto da filo conduttore a questo convegno, di che nascita stiamo parlando? Stiamo parlando della nascita come un meccanismo di un corpo che ne deve espellere un altro,
o della nascita come un processo complesso che avviene tra due persone, la madre e il neonato, che si trasformano nella relazione dell'uno con l'altro e dove anche chi è con lei o con loro sulla scena, un padre, un contesto familiare, non sono spettatori, ma attraverso il tipo di relazione che creano inducono delle modifiche nello stesso organismo materno che quando si sente all'interno di una rete di relazioni significative e rassicuranti produce quegli ormoni che permettono lo svilupparsi armonico del ritmo di un travaglio e di un parto in maniera del tutto diversa di quando le persone che stanno accanto non sono in relazione. Allora, per rispondere un po' a questa domanda, far vedere giusto un frammento di come cambia la cura tra i corpi, a seconda dei modelli di nascita che noi vogliamo portare avanti, vi mostriamo un piccolo montaggio video che dura 5 minuti, in cui abbiamo chiesto alla persona che ci ha aiutato di farvi vedere scene diverse di nascita. Diciamo la nascita normale che abbiamo descritto l'abbiamo presa da una trasmissione televisiva, quindi è girata in televisione, nonostante ci fossimo chiesti ma facciamo vedere, non facciamo vedere, e sentendoci anche parte di un tabù culturale per cui quello che accade lì non è visibile, con altre modalità di nascita che pur sono all'interno di un ospedale, che pur sono medicalizzate, nel senso che vedrete anche delle donne che partoriscono con delle flebo, con dei monitor, ma perché hanno una necessità, vedrete alcune donne che partoriscono senza nessuno di questi ausili, ma ci premeva mostrare come quando la cornice a monte è una cornice che riconosce che quello che accade spontaneamente tra i corpi è qualcosa che ha un senso, anche quando è necessario usare tecnologia e medicalizzazione, queste possono essere utilizzate in modo tale che la relazione tra i corpi assume, può esprimersi, mostrando tutt'altro che non quando il modello è quello di una tecnologia, o meglio di una tecnocrazia, che sostituisce tout court, senza nessuna domanda di senso o di appropriatezza, quello che può accadere normalmente tra i corpi. Chiedo gentilmente al tecnico se può abbassare le luci in sala, grazie. Thank you.
qua. Vedi come ha voluto nascere. Ascolta, ci sei? Sì. Nasce? Sì. Piano piano, piano piano, guardala qua, guardala qua. Guardala, è una cicciona questa. La vedi? Oh, mia, che bella! Quanta prendi? Brava, riposati un attimo. Alla prossima nasce, noi ci siamo. Adesso una piccola spinta. Bravissima, piano. Guardalo un po', Lorenzo. Auguri. Oddio mio, ma eri dentro la pancia tu così grande?